non le viene più dalla testa. Pezzo Dunk. No, yeah, yeah. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video qui in Abo, mi lasciando in zia che vi parla. E ragazzi, siamo tornati in questo mio nuovissimo video per parlare di un aggiornamento di mercato. Si tratta di un giocatore che il Napoli sembra sia fortemente intenzionato ad acquistare e praticamente sembra che ormai la trattativa sia andata in porto. Entro domenica dovrebbe arrivare l'annuncio, però io lo sto semplicemente presentando, non vi sto annunciando l'ufficialità. Si tratta di Stefan Lainer, è un terzino destro, è un 92 a 25 anni, che ne farà 26 il 27 agosto, quindi comunque è ancora giovane, però ragazzi stiamo parlando di un sostituto. Difatti non sarà di certo il titolare, bensì qualsiasi cosa faccia Isai, sia se resta, sia se corna facendo se ne va, farà il panchinaro, perché non è in grado ancora di fare il titolare. Diciamo che il livello di questo giocatore ormai già affermato, perché comunque 26 anni è un giocatore già sviluppato, si è capito che comunque quello un medio livello, però nell'ultima stagione ha dimostrato di essere comunque un buon giocatore. Diciamo che si parla di cifre intorno ai 10 milioni più bonus, che secondo me già sono esagerati per un giocatore che praticamente non è mai andato via dall'Austria. Difatti è un austriaco che ha fatto anche qualche presenza in nazionale, nelle nazionali anche under, poi per qualche anno non l'ha fatta e poi adesso è tornato in nazionale. È tornato in nazionale grazie al Salisburgo e soprattutto grazie all'impresa che ha fatto il Salisburgo in Europa League, arrivando sino alle semifinali. Parlando precisamente di questo giocatore, ha fatto le giovanili e cresciuto nel Salisburgo, per poi andare dal 2011 in poi a fare vari prestiti in Serie B austriaca, andando prima nel Groding, poi nel Liefering e poi nel Raed, che sono tutte e tre squadre di Serie B, Serie C austriaca. Fin quando poi con Raed, che è una squadra un pochettino più di alto livello di Serie B, non si è affermato, e dal 2015-2016 fa parte ufficialmente della rosa del Salisburgo. Con il Salisburgo ha vinto 3 campionati austriaci, ha vinto 2 coppe nazionali austriache con il dominio del Salisburgo di questi ultimi 3-4 anni, collezionando 55 presenze totali, 33 in campionato, 4 in coppa nazionale e ben 18 in Europa. Quindi per quanto riguarda l'Europa non è un esperto, però comunque è uno che ha fatto 18 presenze in Europa, tra qualificazioni di Champions, qualificazioni di Europa League e Europa League, dove ha fatto 14 presenze. Diciamo che comunque stiamo parlando di un giocatore che ha un po' di esperienza europea ce l'ha, quindi stiamo parlando proprio di uno che non sa che cos'è l'Europa. Certo non sa che cos'è la Champions, però l'Europa League comunque, arrivando fino alle semifinali, stiamo parlando di un ragazzo che il titolare in una squadra arrivata in semifinali di Europa League comunque vuol dire che è un buon giocatore. Ha collezionato in queste 55 presenze 2 gol e 11 assist, quindi comunque uno che gli assist li fa ogni 4-5-6 partite, colleziona un assist, ed è stato uno degli assoluti protagonisti dell'impresa del Salisburgo, appunto in Europa League. Stiamo parlando di un giocatore, ragazzi, un terzino destro di spinta che, a quanto ne so io, può giocare solo a destra, anche perché veramente le notizie su di lui erano poche, perché appunto, ragazzi, diciamo che se non fosse stato per quest'anno con il Salisburgo nessuno l'avrebbe conosciuto, perché appunto è un giocatore che fino a 3-4 anni fa, nonostante aveva già 23-24 anni, giocava in Serie B austriaca e non è mai andato via dall'Austria, mai. Quindi un giocatore che, diciamo, si è messo in mostra, e adesso il Napoli vuole cercare di acquistarlo come sostituto di Sai. Può essere un buon sostituto. Sicuramente non è Maggio sappiamo quello che era, quello che rappresentava, una bandiera totale, ma non c'è bisogno di presentazioni per Maggio. Però ragazzi è sicuramente un buon sostituto, forse potevamo aspirare a qualcosa di meglio, però a me quello che mi preoccupa è un po' il prezzo, perché il Napoli va a spendere 10 milioni più bonus
per questo giocatore che secondo me se vale 5-6 milioni già è assai. Ho letto su Transfer Market che dovrebbe valere tra i 4 e i 4 milioni e mezzo, quindi non so perché si parla di 10 milioni, può essere pure che magari il Napoli lo compra qualcosa di meno. Certo, il Salisburgo con questa stagione che ha fatto e col fatto che è stato richiamato in nazionale dopo tanti anni, perché lui aveva fatto l'Under 21 e poi è stato richiamato dopo 5-6 anni in nazionale, probabilmente questa cosa ha fatto alzare il suo prezzo. Però forse 10 milioni è un po' esagerato. Se il Napoli riesce a fare anche 7-8 milioni, forse è meglio. 1 milione all'anno per lui, almeno queste sono le cifre di cui si parla, per un quadriennale, 4 anni fino a che non avrà 30 anni, secondo me, ragazzi, è comunque un buon giocatore. Poi con Ancelotti, ragazzi, bisogna vedere se si valorizzerà, se non si valorizzerà, bisogna vedere un po'. Però penso che questo giocatore, io penso che appunto il Napoli dovrà cercare di comprarlo, se lo compra, perché si parla quasi come se fosse fatta. Però io appunto lo sto semplicemente presentando, perché qua l'ufficialità ci vuole solamente quando questo entra in campo e segna col Napoli ormai. Però ragazzi, un giocatore così, che ha giocato sempre solo in Austria, poche presenze in nazionale, che si è messo in mostra solo quell'anno scorso, comprarlo a 10 milioni, poi nel caso in cui è un flop è difficile rivenderlo di nuovo a più di 10 milioni. Quindi se il Napoli appunto riesce a fare meno, è meglio. Detto questo ragazzi, io chiudo qui questo video. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto con quello che ne pensate per quanto riguarda questo giocatore. Noi ci vediamo in un prossimo video, aspettando l'ufficialità che dice che dovrebbe arrivare entro domenica. Speriamo, perché comunque sarebbe un acquisto che ci serve, dato che a destra ci manca il terzino. Intanto qui stiamo aspettando ancora il portiere.